Buongiorno. Buongiorno. Allora, siamo un paesino, si chiama Media. Media. Così c'è scritto. Sì, però come si pronuncia? Siamo a 10 km giusti da Kenitra. E dopo ci adesso, andiamo. Dopo andiamo a vedere, adesso andiamo a vedere sto paesino com'è. Sì, eh? Sì. Vabbè, ieri vi ho fatto vedere al buio. È carino, il campeggio è bello. Qua c'è la piscina. Bella. L'unica cosa che si lamenta tanto. C'è una piscina anche là, ce ne sono due. No, non so, io sempre ho visto questa. Una sola. Ho visto solo questa. Comunque la cosa assurda è che è un campeggio. Ci sono i bagni. Molto bello, piscina, acqua, elettricità in ogni piazzola belle grandi delimitate, non c'è il wifi. Questo qua è l'ingresso del camping. Andiamo a cercare il mare. Sento il rombo del mare. Rombo di tuono. Rombo di tuono, dovrebbe essere qua davanti a noi. Ragazzi, non c'è in giro un'anima, sono quasi le 10. Le 10 marocchine che sono le 11 nostre. Wow. Ingresso spiaggia. Bella bella, eh. Bella. Ragazzi, è tutto chiuso perché c'è il Ramadan. Fino a stasera è un mortuario. Tutto chiuso, non c'è neanche un negozio aperto, niente. Poi c'è questa mega piazza con davanti lì il parco divertimenti, che non so se funziona. Cani dappertutto. Cani ce ne sono fottio. Ah boh, ragazzi, ridendo e scherzando mi ha fatto 4 km. Sì. E ci abbiamo incontrato 10 persone, tanto. Infatti, tutto chiuso. Mucchio di cani, più cani che uomini abbiamo visto, incredibile. Adesso vabbè. Penso che andiamo a Kenitra. Sì, dai, facciamo un giretto a Kenitra, mettete dentro un po' d'acqua, visto che c'è su, c'è lì l'attacco proprio fianco al campo. Facciamo l'acqua che manca, così quando arriviamo a Tangeri non devo stare lì a farmi problemi. Va l'altro. Questi no? Ma devi farli fritti poi, eh? Non c'è neanche l'olio. Come non hai l'olio? Ce l'abbiamo l'olio? No, non l'olio di oliva. Vabbè, compri lo stesso, poi compriamo l'olio. Prendiamo un po' di calamari. Compriamo l'olio, scusi, l'olio di semi? Scherzo, non so che problema c'è, lo facciamo fuori, mica dentro. No, va bene, così, così va bene. Wow. Poverino. Non so un po' che mezzo chilo. Vabbè, Anto ha detto che è caro il gambero. 30 euro al chilo. Mizzica. Vabbè. Saranno buoni, spero. Speriamo per te, che li hai voluti. Stiamo andando a vedere un negozio di vini, ma sarà chiuso. Ma figurati, si è aperto durante il Ramadan. C'è il Ramadan. Però vabbè, proviamo. Siamo qua. Curiosità. È chiuso, ragazzi, ferme. Per me. Era questo. Vabbè. Qui c'è qualcosa da vedere? Non vedo. Eh? Niente, no. Dici di no? Sì, penso. Mo, abbiamo comprato il pane. Antonellina si è comprato il suo. Zimus. Come si chiama? Zimus. Zimus. Non l'hai ancora mangiato? No. Come mai? Strano. Lo devo leccare, cioè non so come faccio. Beh, abbiamo guardato qua a Kenitra, ma non c'è niente. Niente, sono solo parchi giochi, parchi divertimenti. Boh. Cominciamo ad andare verso Tangeri, dai ragazzi. Tangeri ci aspetta. Raggiungiamo il nostro amico Angelo, che ci ha salvato la vita quando eravamo a Uril. Vero. Vabbè, lasciamo anche Kenitra qua. Le cittadine sono un po' incasinate. Come tutte le cittadine del mondo. Di che suonano, fanno, dispano, sì. Tagliano la strada, passano col rosso. Sono come tutte le città del mondo, ragazzi. Stiamo entrando a Tangeri, ragazzi. Yes. Mancano 16 km al campeggio.
Ragazzi, la città più allucinante che abbia mai visto. Guardate questo qua, questi posteggiano in doppia fila, se sbattono le palle. Sì. Ci passo. Allucinante, cazzo. Allucinante, non ho mai visto una cosa del genere. Né Marrakesh, né... Cioè, questa è la peggio di tutte. Dai, cammina, magnizia, madonnina. Campeggio strano, ragazzi, guardate le piazzole, non capito, sembra di essere in prigione. Cioè il muro è il muretto qua, a parte la salita che non vi dico, devo filmarla. Sì. Porca puttana, sono salito. Allora, ci sono due entrate, chiaramente mi ha preso quella peggiore, che non dovevamo fare, che ci aveva detto che era brutta. Cioè asfaltata, alla fine scivolavano le gomme, non riuscivi a salire. Ma se no sono queste le piazzole, vedi? Eh sì. Vuoi spostarti di qua? Ma no, cosa cambia? Mi sembra che cambia molto. No, no. Forse hai... Ma noi usciamo da quella bella. È un campeggio strano. Eh no, bella sarà che devi... Quando esci devi andare giù a sinistra, di là. Noi siamo arrivati di qua. Penso. Dov'è la reception? Vediamo un po'. Stamattina eravamo media, giusto? Media, non so. Media, sì, si dirà media, penso. Boh. Quel campeggio lì era bello, cacchio. E qui era più bello. Allora, ha detto Antonella che è andata a portare i documenti che costa 15 euro. 20 ha detto con che la corrente. 20 con la corrente, un po' caro. Sì, è un po' caro. Il più caro che abbiamo trovato. Vabbè, tanto ormai. E basta, adesso vediamo di sistemarci un attimo perché qua wifi, dove... c'è il wifi. Sì, ho detto wifi free, adesso vedo. Ragazzi, guardate che brava l'Antonellina ha fatto i spaghetti con i gamberi che abbiamo comprato stamattina. Adesso, come sono amici, buoni? Buoni. Ti sei già strafogata le teste tu? Sì, ho mangiato le teste. Ok, buon appetito. Buon appetito amici. Buon appetito. Ragazzi, avremmo pagati anche tanto, 30 euro al chilo, ma sono buoni i gamberetti. Gamberetti, erano i gamberoni. Gamberoni. Però sono proprio buoni. Meritavano. Buongiorno ragazzi, siamo sempre qua a Tanger in campeggio. Adesso andiamo a vedere Cap Spartel, dove l'oceano incontra il Mediterraneo. Giusto? Giusto. Guardate chi c'è qua con me. Chi vuoi che ci sia. Andiamo? Sei pronta? Sì, sono pronta. Ragazzi, purtroppo c'è un vento micidiale, non si riesce neanche a stare in piedi. Ho paura che anche la moto non staccata. Dove c'è? Ma se esco. Che spettacolo. Peccato con questo vento qua. Fantastico. Sotto là c'è un faro. Non so se si vede il faro. Provo a zoomare un po'. Bellissimo. Ragazzi, siamo finiti qua sopra il campeggio, praticamente c'è sta questa viottola con un po' di persone che vendono frutta, verdura. Abbiamo trovato ancora il formaggio. È buonissimo. Il formaggio. Allora ragazzi, come avete visto, siamo scappati da Cap Spartelli perché non si poteva stare dal vento che c'era. Avevo paura che mi buttasse giù anche la moto. E adesso siamo in campeggio e adesso Antonellina cucina i calamari fritti. Non lo so qui che cazzo è questa roba. Non lo sai che cosa? Olè, vai. Hai problemi? No. Cosa devo fare? Accendertelo? Sì. Ok, aspetta che te lo accendo. Forse li lascio, forse non lo uso questo. Ma mi tocca usare il triplo d'olio. Vabbè, lasciamo qua. Ma sì, usava l'olio che devi usare. Tutto, l'ho usato. Attenzione. Tutto.
Accendi. Accendiamo il gas. Alza la pentola un secondo, così vedo. Ah, l'hai messo tutto, per forza. Non è che avessi molta scelta. Ok, calamarini sono qua. Ma che belli. I gamberetti ieri sera erano buonissimi, ragazzi, nella pasta asciutta. Fantastici. Va bene, dai, siamo sistemati qua. È arrivato anche questi ragazzi qua inglesi, che hanno un gatto. Sono andati a prendere i piatti, allora. Questi importi in un attimo, no? No. No? No. Va bene, vado a prendere i piatti. Sì, uno l'ho già portato. Ok. Siamo pronti? Primo piatto, sì. Pane. Vediamo come sono questi calamari. Mi sembrano molto unti, non so. Ma non viene bene il fritto, continua a farmelo fare, ma non viene bene. Buon appetito. Non vediamo un po'. Fare. Buoni. Buoni. Sono morbidissimi, non sono per niente gommosi. Siamo venuti in moto per vedere qua la Medina. C'è un vento allucinante, ah, ragazzi. Massimo. Allucinante. Guardate tutta la fortificazione. Proviamo a entrare da qua. Vediamo un po'. Sì, dovrebbe. Vento contro, i capelli. Stiamo entrando. Argan. Olio di argan. Dov'è? Allora. No, grazie. Adesso cominciano a tampinarti. Ragazzi, qua è tutto pulito, ordinato, guardate che roba. Calamite le abbiamo prese, vero? Siamo a posto. Cozzetti, guarda che belli che sono. Tutti di legno, ordinati. Diciamo che di gente ce n'è. Eh? Cosa? Bella quella scuola di verde. Si è già scoppiata. Dai, dai. Ma questa casa, Anto? Che bella. Belli sì. Vabbè, ultimo acquisto. 10 euro. Molto grazie. Proviamo un caffè, vediamo com'è, ragazzi. Caffè 10 dirham? Sì, un euro. Un euro. Veramente, buono anche, buono.
Tanto? Noi italiani per il caffè, insomma, speciale. Abbiamo comprato 250 grammi, Anto? Sì. Ok. Grazie. Merci. Qua mi sa che è l'uscita. Andiamo a vedere un secondo lì. Ma qui c'è una porta. Però non vedo. Stiamo cercando le spezie. Proviamo a rientrare di quelle viette lì. Proviamo a entrare qua, vediamo. Forse qua le troviamo le spezie. Cipolle, aglio. Polli, olive. Fiori, polli, qui c'è ancora il formaggio se vuoi. Le spezie dove cavolo sta? Ah, qua guarda. Spezie. È una parola anche. Sì, figo, il casino. Eh? Madonna. Eh sì. Olive prese. Buongiorno. Per la tagine. Un mix. Facciamo un altro sacchettino per il nostro amico Gino. Ma che bei colori, eh? Guardate il mercato del pesce. Quanto li fanno quelli che abbiamo preso ieri qua? Pazzesco. Incredibile anche, eh? Bestiale, cara. Cercavamo le spezie, adesso qua che abbiamo preso siamo usciti pieno di negozianti che vendono le spezie. E poi ci sono i baretti che fanno il caffè, guardate. Buono, manca veramente. Non me lo sarei immaginato di bere un caffè così buono. Una ripresa qua. No, i dolci. Qua torni dentro,
Penso che torniamo dove eravamo prima, penso. Però qua è un labirinto. Ma no. Siamo tornati alla base perché c'è un'aria di pioggia, ho sentito qualche goccina. Io sarei stata nel succo ancora 7-8 ore. Antonellina si è comprata il regalo di compleanno, anche se siamo a marzo, il suo compleanno è a giugno, quello è il suo regalo. Certo. Guardate che bella borsetta di cuoio. Oh là là, bellissima. Molto puoi andare ai matrimoni, Anto, adesso. Sì, al matrimonio di mio nipote. Molto bella, tutta foderata. Sembra bella. Non la vediamo però dentro bene. Ah già. Ok, $22. 22 euro. Bella. Ok.